oggi effettivamente il ruolo della poesia, quale può essere in un momento come questo che stiamo vivendo, di lockdown, di chiusura interiore, anche di lettura proprio di se stessi, può assumere un significato ancora più forte, un nuovo significato rispetto a quello a cui siamo abituati? Buon pomeriggio a tutti quanti i lettori di Domani Press, siamo ancora nel nostro salotto virtuale per questo nuovo appuntamento. Questo pomeriggio abbiamo il piacere di ospitare Luca Serianni, fedele compagno di tutti quanti gli studenti di lettere per i suoi testi assolutamente brillanti ed utili, celebre linguista e filologo italiano. Grazie professore per essere qui con noi. Grazie a voi. Professore, volevamo parlare con lei di questo suo ultimo libro, Il verso giusto, 100 poesie italiane, un libro edito dalla Terza, veramente molto interessante, che spazia, ci dà una lettura generale e anche molto approfondita di tutte quante le poesie che hanno fatto, diciamo, la storia proprio della nostra letteratura, con una scelta appunto di 100 testi. Volevo chiederle innanzitutto come è avvenuta questa sua scelta. Scrivere un'antologia è molto difficile, no? Perché comunque bisogna attuare delle scelte anche molto importanti, bisogna cercare di mediare a volte. Lei quale tipo di criterio ha utilizzato? Bene, ma mi sono fondato sostanzialmente su due criteri. Il primo, tendenzialmente più obiettivo, è stato quello di rappresentare non solo i grandi poeti di indiscussa qualità artistica, evidentemente in un'antologia della poesia italiana non possono mancare Dante, Petrarca, Ariosto, Leopardi o Montale, ma anche i vari momenti significativi. Ho voluto rappresentare cioè la poesia italiana nella sua varietà e complessità. E quindi uno dei primi testi è un testo legittimamente ignoto ai più, Il detto del gatto lupesco, che è un testo comunque abbastanza curioso fin dal titolo, siamo nel 200, ed è un testo di matrice giullaresca, proprio per rappresentare un filone che così è rimasto, diciamo, lontano inevitabilmente dal canone delle opere che si leggono a scuola. L'altro criterio che è diventato determinante per i più vicini a noi, naturalmente, il mio personale gusto, le mie personali propensioni o anche, perché no, le mie personali ignoranze. Perfetto, ma ecco, nel titolo c'è anche questa parola che mi ha molto colpito, il verso giusto. Come mai questa parola, ha scelto proprio questa parola per il titolo? Allora, preciso per dovere che il titolo mi è stato proposto dall'editore. Io l'ho accettato subito molto volentieri, giocando su una specie di ambiguità, come spesso hanno i titoli. Allora, il verso giusto, nel senso che sono poesie comunque belle e rappresentative, ma anche il verso giusto corrispondente all'espressione del nostro linguaggio comune, prendere per il verso giusto qualcosa, cioè leggerle secondo un certo criterio che non vuole in nessun modo appesantire la lettura della poesia, per esempio attraverso un apparato eccessivo di note, ma avvicinarla al lettore colto che abbia curiosità di poesia italiana, magari ricordando gli studi fatti a suo tempo a scuola e poi ovviamente abbandonati per altre attività. Ecco, sfogliando il testo, effettivamente c'è una scelta di poesie veramente molto variegata e di molti autori, tra cui anche ovviamente Dante Alighieri, che lei cita anche nella prefazione, un po' come una figura ovviamente di cui non si può fare a meno nel momento in cui si va a scrivere un'antologia di questo tipo. Di Dante Alighieri ha scelto un estratto del Terzo del Paradiso,
E volevo chiedere come mai questa scelta? Solitamente di Dante Alighieri si sceglie sempre l'inferno, che è quello un pochino più amato dai lettori, o comunque di facile sicuramente lettura. Invece questo è un canto un pochino più sostanzioso, anche a livello proprio di tematiche, di lettura, no? Dunque, intanto di Dante ho rappresentato tutti e tre le cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Sì. Direi che dei tre episodi, delle tre cantiche, forse quello più noto è proprio quello del Paradiso, perché è legato ad una figura femminile, una delle non molte figure femminili che Dante incontra nella commedia, cioè Piccarda Donati, ed è una figura che si, diciamo, presenta a Dante come primo personaggio tra i beati. E c'è un verso in cui Piccarda, che non viene riconosciuta da Dante perché per la straordinaria luce che promana Dante non riesce a ritrovarne le fattezze, evoca la consuetudine che il Dante giovane aveva col fratello Forese Donati, quindi una certa aria di famiglia, diciamo così. Nel testo poi trovano spazio anche le poetesse femminili, quindi c'è questa voce anche molto importante che spesso, soprattutto nelle antologie scolastiche, vengono sempre relegate così a un ruolo assolutamente marginale. Invece qui la scelta è una scelta, direi quasi programmatica. C'è ovviamente, ci sono nomi importanti come quelle di Elsa Morante, però poi ci sono anche nomi un po' meno frequentati, come ad esempio Isabella Morra, Gaspara Stampa. Ecco, anche in questo caso, come è avvenuta la scelta? Mi ha molto stupito la presenza di alcuni nomi, anche della stessa Isabella Morra, insomma, che è un nome che sicuramente è importante non solamente a livello poetico, ma anche per il messaggio che porta, anche un po' la sua storia, la sua biografia, no? Dunque, ci sono tre momenti che vedono la forte presenza femminile nella poesia. Il primo è quello delle poetesse petrarchesche. Lei citava prima Gaspara Stampa, un'altra Vittoria Colonna, che è assente dalla mia antologia, e Isabella Morra è interessante perché viveva in un castello della Lucania, appartenente a una nobile famiglia, ma con un padre lontano a cui lei guarda con grande nostalgia, e alla molto giovane viene uccisa dai fratelli perché avevano subodorato di una sua relazione a loro non gradita. È una figura piuttosto interessante che ci dice come anche nella periferia culturale, quale era all'epoca la Basilicata, arrivasse però, potesse arrivare la voce della poesia dalla grande capitale del regno, Napoli. Per quanto riguarda l'altro momento di presenza femminile, è il momento dell'Arcadia. E qui io ho inserito una sola poetessa, Maratti Zappi, Sì. però l'ho inserita con due poesie, con due sonetti, che entrambi mi sono parsi significativi anche come valore. In particolare il sonetto in cui Faustina Maratti Zappi piange la morte del figlioletto e ricorda anche con un tono particolarmente affettuoso il letticciuolo, questo diminutivo, in cui il bambino giaceva malato di una malattia mortale. E il terzo periodo, direi, è il secondo Novecento, in cui, indipendentemente dalle mie scelte, la presenza femminile nella letteratura, non solo poesia ma anche prosa, è talmente dominante che non si può fare a meno di rappresentarla. Naturalmente ci potevano essere altre voci che avrei potuto accogliere, ma non ho voluto superare la cifra di 26 poeti, complessivamente novecenteschi, e dei primi 2 decenni del 2000, per non alterare troppo l'equilibrio dell'insieme, perché volevo rappresentare un quadro della poesia nel corso del suo svolgimento. Ecco, a proposito di questo, effettivamente c'è qualche autore che magari
non riusciva a rientrare all'interno dei 100 e che magari voleva comunque inserire. E poi all'ultimo è stato scartato perché, per esempio, no, soprattutto per il Novecento, effettivamente ci sono dei nomi importanti che non sono stati inseriti. Adesso io penso, per il mio gusto personale, per esempio, Manca Campana, per esempio, no? C'è qualcuno che magari voleva inserire e poi alla fine non c'è entrato. Beh, la risposta naturalmente è sì, ma a largo osservando che questo non vale solo per il Novecento, vale un po' per tutti i secoli. Cito solo un esempio: il Seicento è abbastanza rappresentato anche perché ho un vecchio interesse per la poesia barocca, Sì. però non ho potuto inserire uno dei sonetti che Tommaso Campanella, dunque un filosofo, dedica a temi tipicamente filosofici. Ce n'è uno, per esempio, piuttosto interessante, in cui rappresenta la mente umana come un mangiatore vorace che non si sazia mai e più mangia, più ha fame. Ecco un'immagine particolarmente originale che dà il senso del continuo desiderio di conoscenza che caratterizza il saggio. Per il Novecento, certo, manca Campana, non c'è dubbio, manca Sbarbaro, per esempio. Barbara, sì. Ecco, però, appunto, non volevo superare la quota che mi ero prefissato, perché la poesia italiana ha, secondo me, naturalmente, un significato che, come tutte le poesie del resto della grande tradizione letteraria, abbraccia un corso molto lungo e, se vogliamo proprio indicare qual è il momento centrale della poesia italiana, non possiamo ancora una volta che ritornare a Dante e a Petrarca, cioè ritornare al 300. Quindi inevitabilmente bisogna un po' far sì che gli altri secoli siano compressi. Del resto, anche per il 300 non ho inserito Cino da Pistoia. Insomma, ho cercato di essere equanime nei limiti del possibile nelle mie esclusioni. Ecco, a proposito di questo, a me viene in mente una frase di Charles Baudelaire che diceva: un uomo in perfetta salute può fare a meno di mangiare per 2 giorni, però non può fare a meno della poesia. Ora mi viene da chiedere, no? Rispettivamente anche alla lettura della poesia che si può realizzare attraverso le antologie, leggendo il suo libro. Oggi, effettivamente, il ruolo della poesia, quale può essere in un momento come questo che stiamo vivendo, di lockdown, di chiusura interiore, anche di lettura proprio di se stessi, può assumere un significato ancora più forte, un nuovo significato rispetto a quello a cui siamo abituati? Ma credo proprio di sì, e nell'introduzione lo dico riprendendo le parole del Papa, di Papa Francesco, che in una delle caratteristiche aggiunte estemporanee rispetto alla catechesi domenicale, dice proprio: un'anima senza poesia zoppica, con queste sue immagini molto così incisive e molto caratteristiche. La prova di una certa vitalità della poesia è data, secondo me, dal numero di persone che scrivono versi. Magari non saranno versi belli, spesso non sono versi belli, sono i versi dei cosiddetti poeti della domenica, però come fenomeno antropologico mi sembra molto importante che ci siano molte persone che invece di fare altre attività pensano di scrivere versi e pensano perché questa è un'attività che dà loro soddisfazione, indipendentemente dalla ricerca della fama o anche dall'idea di pubblicare i loro testi. C'è peraltro la possibilità, che un tempo non c'era, di diffonderli via rete, però è proprio un'attività perseguita liberamente perché ci piace farla, perché dà soddisfazione farla. Vale per la scrittura, per chi abbia sensibilità creativa, diciamo, e vale naturalmente per la lettura. A proposito sempre di linguaggio e quindi di utilizzo del linguaggio,
Lo stato di salute della lingua italiana com'è oggi? Mi pare che oltre alla questione ovviamente dei neologismi, no, ovviamente la lingua è viva, come tutte quante lingue vive, si arricchisce costantemente in nuovi termini, di un lessico nuovo che spesso si compenetra anche con altre culture diverse da quella italiana. Però a prescindere da questo, anche l'utilizzo dei social network, la frammentazione del linguaggio ha cambiato in qualche modo proprio la qualità della lingua, oppure no? Mi sembra che si sia un pochino più impoverita, no? Rispetto al passato. Dunque, forse si è impoverita, ma non certo per colpa dei social network che rappresentano una possibilità di espressione aggiuntiva. Si è impoverita perché le giovani generazioni perdono il contatto con la tradizione dei classici. Si potrebbe dire, pazienza, non capiranno più un testo classico, anche Manzoni dei Promessi Sposi, per questo ci sono le note. Ma in realtà l'italiano scritto di livello alto esiste ancora ed è quello con cui vengono scritti gli editoriali dei quotidiani o anche le riviste di larga destinazione, cioè rivolte a un pubblico colto in generale, a medici e ingegneri, non solo a Certo. specialisti. Allora che si perda questo contatto, questa capacità anche di arricchire il proprio lessico con parole che vadano oltre la trita quotidianità, può creare indubbiamente, in prospettiva perlomeno, un danno. In compenso, la lingua parlata, per ritornare alla domanda che lei mi aveva posto, gode tutto sommato di buona salute. Siamo in grado, noi italiani, di parlare la nostra lingua. Lei mi dirà che notizia è. Beh, se andiamo a 100 anni fa, non avremmo potuto fare una tale affermazione perché una parte notevole dei nostri concittadini era in grado di parlare solo il proprio dialetto. Oggi questo non avviene, direi che la quasi totalità parla l'italiano e un certo numero, questo è positivo, parla anche il proprio dialetto, però non in sostituzione. Professore, rispettivamente a questo, prima ha parlato ovviamente di linguaggio aulico per determinate pubblicazioni o per determinati ambiti. Anche in politica, si è assistito a un cambio di passo, no? Mi pare, rispettivamente al linguaggio. Prima la comunicazione politica era istituzionale, molto volta ovviamente a una certa correttezza dei linguaggi, oltre ovviamente dei modi che potevano in qualche modo essere veicolo di determinati piani politici elettorali. Come la vede questo? Come la vede questo cambiamento? Dunque, in effetti c'è stato un cambiamento di paradigma, come ha scritto ormai qualche anno fa il linguista Giuseppe Antonelli, c'è stato un effetto rispecchiamento, cioè il politico vuole rivolgersi agli elettori, ai cittadini, sottolineando il fatto che è come loro, non in una posizione di superiorità. Questo comporta indubbiamente un abbassamento del linguaggio rispetto a quello usato dalla cosiddetta Prima Repubblica, che arriva fino al turpiloquio. Non è strano sentire un politico, in televisione perlomeno, ma persino nelle aule parlamentari che ricorre a un linguaggio basso e qualche volta anche alle parolacce. Questo perché? Perché a differenza di un tempo, quando si parla nel Parlamento, nella Camera o nel Senato, si è ripresi e quindi anche lì il parlamentare sa che si rivolge sì ai suoi colleghi, ma soprattutto al pubblico che lo ascolta fuori dal Parlamento e che è quindi un potenziale elettore da accendere con particolari e normali modalità retoriche. Il suo nome è molto legato ovviamente a quel testo che dicevo prima, che da ex studente di lettere rappresenta per me un po' una Bibbia, che è la grammatica dei Seriani, però anche a uno dei dizionari più importanti, che è il De Vautoli, che lei cura da un po' di tempo, dal 2004 se non erro. Ecco, com'è curare un dizionario? È
effettivamente quali sono, diciamo, le attività che si svolge, come rientrano, diciamo, i termini nuovi all'interno di un dizionario anche. Allora, intanto come lei ricordava, nel 2004 c'è stata una nuova edizione completamente diversa, curata da me e dal mio collega Maurizio Trifone. Successivamente sono state fatte varie ristampe, quasi una ogni anno, con una quota di rinnovamento. Questo rinnovamento è avvenuto naturalmente facendo cadere alcune parole che appartenevano un po' al modernariato, che non si usavano più, ma che non avevano però la dignità di parola antica, come augello, guari, che naturalmente ci sono. E c'è stata una ovvia apertura ai neologismi, che sono però nella sezione elettronica del dizionario. Diversamente un dizionario cartaceo diventa assume dimensioni non gestibili. C'è una quota di lessico che è nella parte elettronica, accessibile con un codice a tutti quelli che possiedono la copia cartacea. E tra queste parole nuove, naturalmente, direi prevedibilmente, c'è entrata una parola come lockdown, che forse lei stesso ha usato prima in una domanda. Perché è una parola di cui, ahimè, è difficile fare a meno, ma anche parole un po' più curiose, per esempio, una che mi viene in mente è algocrazia, che non vuol dire, come potremmo pensare, dominio del dolore, ma invece dominio degli algoritmi, e si riferisce al fatto che molte decisioni politiche, persino molti comportamenti di gruppi organizzati, non dipendono più in ultima istanza dalla decisione di chi è in grado di decidere, ma dall'applicazione di un algoritmo, come molte parole in crazia, a partire da burocrazia, che è la più antica di questa serie, qui crazia ha un valore negativo che non aveva nella originaria parola, che è stata un po' la capofila di questa serie, cioè democrazia. Le faccio una penultima domanda prima di quella nostra di rito. Lei prima parlava di algoritmo, di tecnologia. Ecco, adesso si parla anche spesso di digital humanities per andare a evidenziare, diciamo, quella branca di studio che collega un po' lo studio umanistico alle nuove tecnologie. E in questo periodo è fondamentale ovviamente lo studio della letteratura, del linguaggio, della parola, anche perché poi, voglio dire, motori di ricerca o comunque diciamo, tutto questo macro universo si fonda in qualche modo anche sulle parole. Ma fondamentale è anche leggere i classici o leggere determinati testi per non perdere quella natura umana, troppo umana, squisitamente umana, possiamo definirla, no? E allora volevo chiedere a lei, c'è un testo che secondo diciamo, il suo giudizio dovrebbe essere letto imprescindibilmente da tutti per non dimenticare mai questa nostra caratteristica, questa nostra peculiarità, appunto, che ci accomuna tutti, che è appunto l'umanità in qualche modo, no? Dunque, è difficile pensare ad un testo che accomuni veramente tutta l'umanità, perché le culture sono estremamente diverse. Citare la Bibbia, come pur si potrebbe, proprio come testo letterario, indipendentemente dalle questioni di fede, ovviamente si riferisce ad una parte notevole del mondo, ma non a tutto, non all'Oriente, per esempio. Quindi direi che è impossibile rispondere, indicare un testo che abbia questo valore unificante. Si possono naturalmente indicare testi che all'interno di una specifica tradizione presentano questo valore, via via, cioè restringendo il cerchio, ci si può riconoscere in una serie di testi. Se pensiamo all'Europa intesa come in termini culturali, non in termini di Unione Europea, evidentemente Dante o Shakespeare sono autori che è difficile non attraversare in una certa misura, anche se poi
anche aver letto tutto il teatro di Shakespeare, più facile, ma comunque difficile per la totalità. Se ci restringiamo ancora di più, naturalmente assumono un valore all'interno della nostra più specifica comunità anche altre figure. Alessandro Manzoni, abbiamo avuto occasione di citarlo prima, è per l'Italia uno scrittore di grande importanza, l'inventore del romanzo moderno, ma non ha all'estero una fortuna paragonabile a quella, non dico di Dante, ma anche di Petrarca o di Boccaccio. Sì. Va bene, professore, io sarei con lei a parlare delle ore, ovviamente, perché è veramente sempre molto interessante. Queste sono veramente delle perle che ci sta regalando, che sta regalando a me e a tutti quanti i lettori, e veramente la ringrazio per questo. E purtroppo però il tempo, no, è sempre molto limitato, ed è anche questo un aspetto sulla quale, diciamo, con la quale tutta quanta l'umanità lotta, soprattutto in quest'ultimo periodo si è sempre più ristretto. Quindi le faccio questa nostra ultima domanda. Noi ci chiamiamo Domani Press e chiediamo sempre ai nostri ospiti, parafrasando il titolo del nostro magazine, come vede il domani il professor Luca Segani, quali sono le sue speranze e le sue paure personali, così una frase, una suggestione da lasciare sul nostro muro virtuale per tenerla con noi sempre. Ma dunque, la speranza è quella di che non ci siano le guerre che hanno, le guerre, come si chiamano, mondiali, che hanno sconvolto l'umanità. La pandemia la dobbiamo subire e possiamo naturalmente reagire, perché è un fatto comunque naturale, legato a microorganismi che noi non controlliamo. Le guerre sono invece qualcosa che noi esseri umani possiamo evitare. C'è quindi questa speranza, che è corrispettiva alla paura che in realtà gli esseri umani non abbiano imparato a sufficienza, però è una speranza che secondo me si può considerare verificata all'interno dell'Europa. Non è obiettivamente immaginabile che ci siano guerre tra Spagna e Gran Bretagna, o tra Italia e Austria, per citare episodi che nel corso della storia si sono realizzati. Questo non avviene più, perché bene o male, come europei abbiamo un senso di unità che impedisce ai ventenni tedeschi di guardare ai ventenni francesi come nemici, e tutt'al più ci possono essere contrapposizioni ovvie quando è in gioco la partita di calcio della nazionale, però un conto è questo, che è normale, un conto invece mobilitare in armi centinaia di migliaia di persone contro un nemico almeno europeo. Questo mi sembra una speranza che perlomeno si è realizzata. La sua paura invece? Beh, la paura è che tutte queste pie previsioni si rivelino sbagliate, e quindi che la rovina dell'umanità nasca proprio dagli stessi esseri umani, perché le rovine che pure ci sono e sono legate a fatti che noi non controlliamo, ho citato la pandemia, c'è un problema persino più grave che quello del clima, che dipende anche in modo significativo dalla colpa degli esseri umani, però questo si può pensare, che si può sperare che le organizzazioni internazionali possano intervenire prima della catastrofe. Se ci sono però guerre, pensiamo non da oggi alla possibilità di una guerra disastrosa su base nucleare, questo significherebbe la fine dell'umanità, semplicemente. E questo naturalmente, anche se probabilmente la cosa non mi riguarderà più, perché per fortuna non è una prospettiva imminente, però naturalmente è una paura a tutti noi, se abbiamo un minimo di consapevolezza, ci preoccupiamo o ci semplicemente incuriosiamo di quello che avverrà quando noi non ci saremo più. Ma insomma, come esseri umani abbiamo però questa naturale proiezione nel futuro. D'accordo, la ringrazio tanto professore, grazie per essere stato con noi. A presto. A voi, arrivederci. Arrivederci.